Il 25 maggio 1876 nacque la più antica classica del calendario italiano, ossia la Milano-Torino, che fu una corsa di 140 km, vinta dallo studente milanese Paolo Magretti alla media di 13,300 km/h. Questa gara verrà organizzata dall'Associazione Ciclistica Arona e festeggerà il suo 95esimo compleanno, poiché per molti anni non si è disputata. Mercoledì 1 ottobre, 3 giorni dopo il Mondiale Spagnolo di Ponferrada e 4 giorni prima del Giro di Lombardia, la Milano-Torino si disputerà sullo stesso percorso dello scorso anno. Dunque avremo una partenza dal cuore di Settimo Milanese a 2 passi da Milano e un arrivo di fianco alla Basilica di Superga, la dominatrice di Torino. Il finale sarà molto spettacolare con la doppia durissima scalata della salita di Superga. La star list sarà di grandissima qualità, poiché avremo alla via 10 team del World Tour che comprenderanno nomi straordinari come quelli di Bardet, Aru, Daniela Martin, Valverde, Vauclair, Rodriguez e Contador. Ci saranno pure 9 formazioni professional e 5 continental, per un totale di 24 team iscritti. Quindi il percorso e i partenti saranno fantastici e questo ci regalerà grandissimo spettacolo. In conclusione, nel luogo degli invincibili, nel luogo in cui scomparve il grande Torino, vivremo il primo appuntamento dell'ultimo mese della stagione e scopriremo chi avrà la forza di far rivivere il mito di una squadra da leggenda.